Napolitano. Sarà domani alle 17 il secondo giuramento di Giorgio Napolitano, storico debutto del settennato bis, inedito assoluto, nato sotto il segno dell'emergenza. Dimissioni e insediamento sono stati concentrati per guadagnare tempo, riconsegnando al capo dello Stato i pieni poteri, senza i quali è stato finora impossibile risolvere il rebus del governo. Un solo nodo sembra sciolto in partenza, il preincarico congelato di Pierluigi Bersani, liquefatto anche solo come strumento negoziale nei siluramenti di Franco Marini prima e di Romano Prodi poi. Per il resto, la costruzione dell'esecutivo del presidente, nonostante lo scampato pericolo di un naufragio totale, rimane impervia. Napolitano ha posto le sue condizioni, come è logico, senza renderle pubbliche. Fisserò i termini del mandato, ha annunciato ieri di fronte ai presidenti delle Camere che gli avevano appena letto il processo verbale dell'elezione. Ci sono però alcuni punti fermi: l'impegno a realizzare il programma di riforme istituzionali ed economiche concordato dai 10 saggi e la dicitura governo di convergenza, ovvero l'intesa più ampia possibile tra le forze politiche. I problemi sono soprattutto in casa PD, dove non mancano resistenze all'ipotesi di un accordo con Berlusconi e Monti. I giovani turchi come Matteo Orfini e anche Stefano Fassina hanno già avvertito che una cosa è il Quirinale, un'altra il governo. Guai a dare per scontato l'accordo e dunque la fiducia dell'intero PD. Questo è il problema che preoccupa per esempio Enrico Letta, il vice segretario, che insieme a Giuliano Amato è una delle ipotesi favorite, secondo fonti parlamentari, come presidente del Consiglio. Eppure entrambi i nomi hanno pesanti controindicazioni interne. Su Amato, nome preferito da Napolitano e gradito anche a Berlusconi, pesa il veto della Lega e la diffidenza di molte anime del PD. Su Enrico Letta il timore di finire impallinato nelle logiche della parallela partita congressuale del PD. Così il capo dello Stato starebbe verificando anche altre ipotesi, per esempio di nuovo Fabrizio Saccomanni, Banca Italia, uomo di fiducia di Mario Draghi o lo stesso governatore Ignazio Visco, oppure profili istituzionali come il presidente del Senato Piero Grasso o il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri. Anche questa volta, insomma, il totonomi ha ripreso vigore, nella consapevolezza tuttavia che nulla sarà come prima, perché stavolta le elezioni potrebbero essere dietro l'angolo con i rischi del caso, le piazze di Grillo, il PD in pezzi, Berlusconi pronto alla campagna elettorale, ma tra sentenze che incombono e resistenze dei suoi, anche no.